E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 De Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, partiamo subito. Ragazzi, per rispondere a quello che mi scrivete, sei contento che la Roma è così? Io vi ripeto, io qui faccio un format di news, informazione e notizie, offro un servizio gratis. Se vi piace bene, se non vi piace, ci stanno altri canali che fanno gli sfoghi, gli extra sfoghi e vi raccontano cose che non sono vere, ragazzi. Che vi devo dire? Io cerco di essere così obiettivo e cerco ovviamente di trovare una soluzione al problema. Per adesso il problema, quello che è che la situazione a Trigoria fa schifo. Stiamo vivendo una questione veramente drammatica, una crisi nera che non so da quanti anni si vede. E ovviamente in questa forma, in queste notizie qua, ci stanno sguazzando dentro, portando 2000 nomi di giocatori, scusate, di allenatori, di CEO, di queste cose qua, ragazzi. L'obiettivo principale è fare il CEO primario dei Friedkin, poi fare il DG e cercare di realizzare e vedere cosa bisogna fare con Juric e se bisogna cambiare allenatore. Oggi andiamo a vedere le questioni principali della Roma, sempre in questo video, come tutti i giorni, ragazzi. I Friedkin arriveranno a Trigoria a sistemare le cose e state sintonizzati. E ben ritrovati, la fuente, sempre la fuente. Eccoci qua ragazzi con un altro video giornaliero, sempre a parlarvi della Roma, sempre a riportarvi le notizie smentite a destra, a sinistra, fagiolate, a tutto spiano, a destra, a sinistra. Ragazzi, io capisco che state incazzati, capisco che chi riporta le notizie sta incazzato, però vi ripeto sempre e ve lo riporto anche qua. Questo è un canale format a sfondo giornalistico basato su un servizio, informazioni e news. Sia per quanto riguarda il mercato, sia per quanto riguarda la Roma, e mi sono dimenticato anche di dirvi che ovviamente faccio le live reaction e potete vedere sfoghi, incazzature varie sulle live reaction su Twitch, La Fuente TV. Vi lascio il link sotto. Quindi, se volete vedere me che mi sfogo durante le partite, mi seguite là. Io qui vi riporto le news e le notizie per fare chiarezza nella maniera più obiettiva possibile. Poi, se piace, va bene, se non piace, ragazzi, non lo so, trovate qualcosa di meglio. Che cosa devo dirvi? Questa è la situazione. Sono 2 anni che ho aperto il canale e cerco di fare sempre questa cosa qua. Vi ripeto che non sono un giornalista, quindi al contrario dei giornalisti, io potrei avere un margine di errore di almeno 10 volte. Io posso sbagliare più dei giornalisti perché non ho il patentino delle fagiolate. Proprio di questo voglio andarvi a parlare. Facciamo subito chiarezza, ragazzi. Tutto quello che vi ho raccontato gli altri giorni è quello che vi ho detto io. Sono notizie che risultano a me. Se poi altri risultano qualche altra cosa, a me non interessa quello che risulta agli altri. Però io devo fare chiarezza e riportarvi quello che si dice. Tutti i nomi che stanno facendo oggi li andiamo ad analizzare. Se volete sapere se è vero questa cosa o è vera o no, a me risulta Antonello che ci sono stati contatti tra Friedkin e Antonello proprio per discutere circa determinate cose, magari un approfondimento che ci sarà prossimamente, ragazzi. Anche perché Antonello, vi ho detto, adesso Oktri è in crisi, vuole cambiare la governance, vuole cambiare addirittura tutto il quadro dirigenziale nei prossimi anni, quindi Antonello probabilmente sarà la prima figura che uscirà e lo vedremo già a dicembre che mollerà la barca nero-azzurra e magari la Roma è veramente molto interessata. Non ho detto che c'è solo Antonello, non ho detto questo, ho detto che è uno dei nomi candidati maggiormente per rivestire il ruolo di CEO. Perché stanno facendo il CEO e non il DG? È inutile che vi incazzate e leggo in giro: no, devono portare gente da carcere, no, devono fare prima il DG. Ragazzi, questi ragionano, i Friedkin ragionano per loro convenienza. Allora, adesso gli serve il CEO per portare avanti l'iter burocratico dello stadio. Quella è la prima cosa che devono fare, è la loro priorità. La loro priorità è principale, ragazzi. Io non sto difendendo i Friedkin, ma questo è quello che mi arriva e questo è quello che vi riporto. Quindi è inutile che stiamo scalmanandoci e non avendo il CEO e tocca cambiare l'allenatore. Senza DG tocca cambiare l'allenatore. Poi arriva un altro allenatore e ci siamo a punto a capo in balia
in balia dei giocatori, che abbiamo visto quello che sta succedendo, ragazzi. Se dentro non c'è una figura di spicco leadership, è inutile cambiare un altro allenatore. Ed è vero, Juric è sempre sulla graticola, non è detto che Juric resta, anche se dovesse vincere con lo Union Saint-Gilloise o col Bologna, non è detto che resta, ma già dall'altra partita col Torino, questo è quello che ho sempre riportato, ragazzi. Per il momento non hanno un sostituto sotto mano. Per il momento faccio riferimento a quello che vi ho riportato io. 5 milioni, due allenatori paganti, tutte e due potenzialmente in vacanza, ci metto pure Juric, e poi devono prendere un altro allenatore e pagare un altro allenatore senza direttore, senza leader dentro questa compagnia, ragazzi, dentro la S Roma, dentro la governance. Assolutamente non funziona così, quindi io mi farei due domande. Adesso stanno facendo tantissimi nomi, qualsiasi ci metti al posto di Juric va bene tutto. No, non va bene tutto, perché ad esempio Mancini non può venire, perché se dovesse ritornare in Italia prima del 2026 e firmare un contratto con una squadra, che sia Roma o che sia un'altra, non usufruisce più dello sgravo fiscale che adesso sta usufruendo in Arabia Saudita, perché nonostante che è stato mandato via sta ancora là. Deve stare sei mesi o di là in Arabia Saudita o in Italia. Se supera questi sei mesi e resta in Italia, ritorna automaticamente cittadino italiano e non può più usufruire degli sgravi fiscali. Quindi andrebbe a pagare il 20% delle tasse, ragazzi. Io non credo che Mancini verrà alla Roma, anche perché per quello che risulta a me non è stato ancora contattato. Se poi c'è qualcuno che riporta che è stato contattato e si stanno litigando questa notizia qua, sono cavoli loro. Io qua non ve l'ho riportato Mancini, ve lo sto dicendo in un video. Chi segue i miei video lo sa, chi segue le mie live lo vede. Quindi questa è la situazione, ragazzi. C'è la regola di 183 giorni, ovvero 6 mesi per chi risiede in Medio Oriente. Se abbandoni la barca medio orientale per lavoro e ritorni in Italia, dopo sei mesi ritorni cittadino italiano e non puoi assolutamente usufruire degli sgravi fiscali del Medio Oriente, soprattutto in Arabia Saudita. Ecco perché stanno tutti quanti lavorando là, giocatori, allenatori e cose varie. Le tasse là non si pagano, ragazzi, si pagano sotto il 5%. Qua a Dubai 5%, in Arabia Saudita addirittura sotto il 5%. Quindi chi glielo fa fare a ritornare in Italia? Questo è per quanto riguarda Mancini. Per quanto riguarda Ranieri non mi risultano che ci siano stati contatti attualmente, però è una situazione da monitorare, e monitorare anche quella di Juric, anche perché in questa situazione dove ci troviamo, facendo fuori due allenatori, per forza di cose la Roma non può andare a pagare il terzo, anche perché se dovessimo pagare il terzo, vi ho fatto l'esempio ieri, andremo troppo ad aggravare il bilancio anche per quanto riguarda il mercato di gennaio, e saremo costretti ovviamente a farci conti alla mano e ad avere un pochettino la cinta più stretta per quanto riguarda interventi di mercato a gennaio, e sarà molto difficile, ragazzi, ricordatevi questo. Quindi qual è la soluzione? L'unica soluzione che vedo è mantenerci Juric o cambiare allenatore, che è giusto che sia, perché magari potrebbero anche cambiare l'allenatore nei prossimi giorni, vediamo un po', perché sta sempre sulla graticola, ragazzi. E magari chiamare qualcuno ad interim o qualcuno che verrebbe a di meno, proprio per andare a risparmiare per queste situazioni qua. Quindi bisogna fare anche e avere un occhio di riguardo per quanto ne concerne i conti. Adesso siamo in balia di conti, di bilanci, e siamo bloccati da questo punto di vista qua con due allenatori. O l'altro caso sarebbe richiamare De Rossi, magari già lo stiamo pagando 3.3 milioni, ma io per le notizie che ho, ragazzi, vi dico che De Rossi non ritornerà, anche perché avete visto quello che sta succedendo. Dopo il comunicato che hanno fatto i Friedkin, mi sembra abbastanza improbabile che richiameranno De Rossi. Per adesso si continua così, però vediamo nella partita Union Saint-Gilloise e Bologna, e poi c'è la sosta. Arriveranno i Friedkin a Roma? Oggi è uscito un'altra notizia che Friedkin saranno a Roma, ragazzi. Da quello che so io me l'aspetto i Friedkin a Roma, però per adesso non ho dati su voli prenotati che arriveranno a Roma entro il fine settimana. Io per la situazione che ho, almeno da quello che mi arriva, no, non c'è adesso una conferma definitiva, però ecco, magari tutti questi segnali indicano che ci possono stare determinate conseguenze e potremo vedere Friedkin a Trigoria molto presto. Quindi attenzione a questa cosa qua, se non prima di Bologna, magari durante la sosta, proprio per andare a fare il punto della situazione.
Juric rischia il posto, è certo che resta, rischia il posto, ragazzi, ma chi lo vuole Juric? Juric nessuno lo vuole in questo momento qua, in questa crisi nera e profonda. Però vedo che tutti quanti se la stanno prendendo sempre con l'allenatore, i giocatori invece restano lì, restano intoccabili e bisogna fare fuori tutti, ragazzi. I Friedkin non ragionano in questo modo qua, i Friedkin sono persone, l'avete visto, sono businessmen, sono persone che ovviamente nella loro riservatezza non fanno trapelare niente, è assolutamente mancanza di comunicazione, questo porta a, va a sfociare su determinate situazioni che stiamo vedendo, uno incazzato, mezza tifoseria incazzata, mezza tifoseria e mezzi ciarlatani che raccontano cose che non sono vere, fagiolari o cose del genere, ragazzi, ma questo non va assolutamente a significare quello che stanno continuando a fare loro. Io non li sto proteggendo, a me non mi pagano loro, ma quello che vi posso dire, adesso c'è un problema, anzi più di uno, hanno lavorato male e cerchiamo di risolvere questi problemi qua, perché altrimenti poi non so dove potremo andare a sbattere la testa, ragazzi, anche perché la situazione è veramente molto 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 complicata. Per quanto riguarda il CEO, loro faranno prima il CEO perché ne vanno a beneficiare per leader dello stadio e vogliono portare avanti questa discussione per quanto riguarda lo stadio, quindi viene prima il CEO e poi il DG. Il DG, da quello che so io, nel 2025, il CEO potrebbe esserci anche prima di dicembre o a dicembre, a ridosso su per giù di quella data, come vi ho riportato. Per quanto riguarda Carnevali, non ho comunicazioni ufficiali di mandati conclusi o che sarebbero imminenti con il Sassuolo, anche perché il Sassuolo non rilascia queste cose qua, ragazzi, pure loro sono abbastanza riservati circa queste cose qua, anche quando si infortunavano i giocatori non c'erano mai date di rientro per quanto riguarda i giocatori del Sassuolo e anche dall'interno del board della squadra nero-verde. E quindi questa è la situazione, ragazzi. Carnevali è stata avvistata a Roma, per adesso sì, è stata avvistata a Roma, ma non mi risultano che ci siano stati contatti con Carnevali, ma sicuramente è una figura che rientra nei piani del CEO che stanno cercando a Roma, anche se io Carnevali lo vedo più come DG piuttosto che come CEO, devo essere sincero. Invece con Antonello il summit e con Logu già ci sono stati, e per Antonello c'è già addirittura, parlo di Alessandro Antonello, quello dell'Inter, il CEO corporate dell'Inter, che potrebbe abbandonare la scialuppa nerazzurra probabilmente per dicembre. Lì è quando gli scade il mandato con Oaktree, che sta cercando di fare, di riformulare un pochettino il board interno dell'Inter per i prossimi anni, anche perché loro sono gestiti da un fondo, noi abbiamo un proprietario, loro hanno un fondo, ragazzi. Quindi questa è la situazione. Per Carnevali adesso non ho conferme ufficiali di contatti o magari di proposte per diventare CEO, ma con Antonello ce l'ho, non è l'unico nome, assolutamente non ho detto che viene Antonello, però mi risulta che sia Antonello l'unico finora contattato, magari stanno facendo un casting anche per altre figure, ma ricordatevi sempre che adesso è il momento di agire e portare una figura interna a Roma italiana che conosca già le politiche italiane e i movimenti della Serie A e tutte le situazioni amministrative e governative italiane e non straniero, e soprattutto che abbia abbastanza esperienza. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, fatemi sapere tutto quello che pensate circa queste news sotto nei commenti, attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti, e ricordatevi di citare sempre La Fuente. Ciao a tutti, ragazzi, e forza Roma, dai!